State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Ci sono le good news. L'ottimismo, il profumo della vita. Ottimismo! Ho rincorsa. Samuele Sbrighi, buongiorno. Buongiorno a voi. È l'ultima puntata che stai con noi. L'ultima. Basta. L'ultima, perché poi vado a prendere ispirazione nel paese dell'ottimismo, Sant'Arcangelo di Romagna. Basta con Sant'Arcangelo. A Rimini, e poi vedrò Girasole magari quest'estate. Sei diventato peggio di me con Novara. Guarda. Basta. Allora ragazzi, quindi, mi raccomando, dacci proprio una dose di ottimismo, di quelle che poi ce le possiamo conservare per tutti i mesi estivi. Bravo. Senti, innanzitutto vorrei scusarmi con gli ascoltatori della scorsa volta, insomma, quando gli ho fatto rilassare l'anno, alcuni mi hanno telefonato dicendo che hanno avuto dei problemi in auto. Sì, è vero. E niente, come esercizio oggi, sapete che ogni volta che ci ritroviamo facciamo un esercizio insieme, riprendiamo il discorso del rilassamento, però siccome molti mi hanno detto che il giova ridere come Balotelli, oggi io farei, per rilassarci e per tenere ottimismo, la risata di Balotelli tutti insieme. 3, 2, 1. Perfetto! Bene, mi sento già meglio. Mi si è rilassato l'occhio. Allora iniziamo con un bel po' di buone notizie. La prima buona notizia di oggi arriva dalla Cina. Pensate, un tassista trascina il vigile sul cofano. Questo vigile che aveva fermato, insomma, questo tassista per chiedere spiegazioni, lui ha tirato dritto, l'ha trascinato, pensate un po', per ben 2,5 km. Questa è una fantastica notizia. Dopo che l'hai fatto, ma sai quanto ti senti bene? Ma sai che bello? Perché la gente che quando chiede un passaggio dice non ho posto, minchia, sul cofano. Bravissimo, è buona notizia. Infatti che non gli ha fatto pagare nulla il vigile. Gli ha dato uno strappo. Si ferma qui, strappo gratis. Allora, strappo alla regola. Anche. Altra buona notizia, qui mi ispiro, qui da voi in studio. Sì. Chi non lavora, pensate, non fa l'amore, assenteisti a rischio impotenza. Questa la volevo leggere, perché siccome quest'anno sarò venuto una ventina di volte, non ho mai visto il figlio di, quindi se chi non lavora non fa l'amore, fa la pizza, che è a casa che si spara delle... Perfetto. Un'altra buonissima notizia è che la masturbazione, pensate, può causare emorragia cerebrale. Ma come? Sì, buona notizia, perché prima si pensava facesse diventare ciechi, invece manterrete completamente la vista. C'è Girasole che mi sta guardando male. Non è possibile che sia una notizia vera quella. No, è una notizia vera, ma giuro, guarda, causa... tu sei testimone. Ci sono allora, un ragazzo ha raccontato appunto di questo accaduto. Al momento dell'orgasmo ha sentito una specie di esplosione nella testa, oltre che, vabbè, così, perdendo completamente la vista, che però gli è tornata. Quindi, ma scusa, non può essere un caso che... No. Ma speriamo di sì. Siamo tutti molto preoccupati. Lo sguardo dei nostri occhi, il terrore. Non mi tocco più. Allora, vabbè, allora hanno inventato un altro servizio. Sta sudando. Attenzione, i preservativi al gusto bacon. No! Questa è una grandissima novità. La buona notizia è che, tra l'altro, li puoi intingere anche le le patatine. L'importante è che non sia sul ketchup. Bravo, pensa colore... quando sei con una donna, che salsa vuoi? Bravissima. Allora, questa è un'altra bellissima notizia, tra l'altro un po' particolare. Pensate, un artista modifica geneticamente topi da laboratorio inserendo il DNA di Elvis Presley. Ma dove lo piglia? Pensate, la bella notizia è che questi topi si svegliano e fanno grazie Samuele Sbrighi. Grazie a voi. Veramente una per tutta l'estate ci basta. Sì, a posto, non mi tocco più fino alla prossima. Viva l'ottimismo! Ottimismo! M2O.